Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Federico Pietronave, che vuole che faccia due parole sul film del 1996 di Tom Shadyac, Il professore Matto. Il professore Matto con Eddie Murphy e Jada Pinkett Smith è il remake delle Notti fuori del dottor Jerry con il grandissimo Jerry Lewis. Allora, in questo remake secondo me è modestissimo, prima di tutto perché la regia non riesce secondo me a stare dietro e a dare il giusto ritmo alla storia, che poi è sempre quella. C'è un professore dell'università obeso, chiaramente innamorato di una professoressa bellissima, che scopre il siero praticamente per diventare un buddy love, questo bellissimo e super figura personaggio, appunto, che è poi una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, diciamo, insomma, la parte bella, diciamo, del nostro professore obeso, che piano piano riesce a conquistare il cuore, appunto, di questa Pinkett Smith, nonostante sia odioso fino al limite. E poi tutte le gag dovute al fatto che lui ringrassa e non bisogna che si sgami e tutto il resto. Al di là dell'idea di base, che poteva essere questa idea del solito del conformismo americano, e appunto andare contro il fatto che bisogna essere tutti belli, tutti uguali e tutto il resto, resta il fatto che il film è loffissimo, sembra un film televisivo, non ha mordente. Sono meravigliosi i make-up fatti alla famiglia, appunto, del professore Matto, che poi ci avrà anche, appunto, questo sequel, che sono tutti Eddie Murphy, che straborda, avrebbero avuto bisogno secondo me di altri attori, ma che comunque è truccato in maniera meravigliosa da Rick Baker, che fa un lavoro strepitoso. Per il resto la sceneggiatura gira a vuoto, sempre le solite cose, non riesce a essere così forte come con Jerry Lewis. Jerry Lewis riusciva a tenere a freno di comicità, e il suo personaggio era comunque legato a un modo di fare non così antipatico, cioè questo è veramente insopportabile, questo buddy love. Insomma, siamo più dalle parti di una farsa, più dalle parti quasi di una pochade che poi di un film realistico. C'è troppo in scena Eddie Murphy, veramente, tutti i minuti, non c'è una inquadratura che non c'è. Questo mania di egocentrismo totale si era ripercorsa poi su tantissimi film del nostro, che negli anni 90 appunto sfornava magari successi come questo, ma un film più brutto di quell'altro, tranne il bellissimo Bowfinger magari del grandissimo Steve Martin. Qui secondo me, insomma, quello che vale appunto è il trucco, qualche battuta, ma poi si va a scorreggere tutti, grossolanità varie, e alla fine, insomma, quello che rimane in mente è veramente il niente, un film inutile che ha incassato una botta, ha detto che avrà un seguito appunto dalla famiglia del professore Matto, e che era appunto già comunque il remake di un semicapolavoro come quello delle Folle Notti del dottor Jerry, quello sì, veramente da non perdere.